Mister, usando una metafora, col tempo prima c'era il sole, Sassuolo in vantaggio, poi sono uscite le nuvole, Sassuolo è venuta fuori la Fiorentina, insomma, ha portato via i 3 punti. Un gol iniziale che ha sbloccato la gara, poi tanta fase difensiva, un buon primo tempo dove avete concesso poco, direi, alla Fiorentina. Poi abbiamo intervistato anche il mister Della Fuente, che diceva che secondo me abbiamo trovato altre linee di passaggio, abbiamo vinto più duelli e poi la partita ha avuto un'altra inerzia. Sì, mi ha fatto un ottimo primo tempo, come l'abbiamo preparato, difensivo, con buone ripartenze. Potevamo fare anche almeno un altro gol, se non sbaglio, traversa, occasione di Heyman. E secondo tempo avremmo voluto fare uguale, e loro hanno accelerato, hanno trovato, sì, sono d'accordo, più linee di passaggio giuste, dove noi siamo arrivati leggermente in ritardo. E sta di fatto che le occasioni poi sono state due rimpalli e un rigore che non dobbiamo commettere. Cosa sta mancando in questo video? Perché insomma un punto, un bottino è magro. Sì, vuol dire che qualcosa manca, un po' di tutto quello che stiamo sempre dicendo manca sia nella gestione della palla, nella fase offensiva, difensiva, in tutto quanto, nella mentalità, stiamo lavorando su tutto e ovviamente quando si ha un punto. Vuol dire che qualcosa manca un po' di tutto, è chiaro che ci sono sempre note positive, quello che sto dicendo alle ragazze, che comunque la partita noi la facciamo, non siamo una squadra allo sbando assolutamente, noi la partita la affrontiamo sempre bene come la prepariamo e le ragazze stanno dando davvero al 100%, quindi siamo una squadra viva e si vede anche quando si va sotto nella reazione, siamo una squadra assolutamente viva. Poi forse un po' anche visto il momento, no? Una fragilità mentale, perché poi dopo il primo gol, se vogliamo, la squadra tra virgolette è crollata. Sì, oggi sì, più di altre volte. Dopo il primo gol sono stati 3 gol nei 10 minuti e ci siamo riaccese troppo tardi. E quindi sì, oggi questo è stato pagato. Il primo gol non volevamo prenderlo, volevamo reggere ancora. È stata la partita dove l'abbiamo preso dopo a livello di minutaggi oggi, e però non è bastato e dobbiamo reggere comunque dopo anche perché si può subire, sappiamo benissimo che possiamo subire gol, ma dobbiamo saper reagire, ma ci lavoreremo sicuramente. Buonasera mister, per Sì. Giorgio Dumminia, oggi Sport Notizie, le chiedo se quei 20 minuti del secondo tempo sono figli di una presunzione, di una convinzione che potevate finalmente portarla a casa. Avevate approcciato il primo tempo con un'aggressività e con una ferocia importante, è mancato forse proprio quello nei primi 20 minuti del secondo tempo. E sì, chiaro che noi l'avremmo voluto affrontare nello stesso modo e siamo scesi in campo assolutamente così. È chiaro che rispetto a queste linee loro di passaggio e questi duelli che abbiamo perso o rimpalli, è ovvio siamo stati svantaggiati da questo, ma non era no, presunzione no, perché anzi c'era la sicurezza, stavolta volevamo portarla a casa. No, no, la presunzione non c'è nella nostra squadra, c'è assolutamente umiltà. Magari se da fuori è così, no, non è assolutamente quello. È chiaro che dopo quando prendi il gol è subentrata lì, un po', sì, un po' di timore probabilmente è subentrato, però no, no, presunzione assolutamente, la nostra squadra assolutamente no. Grazie mille. Mister, ora la prossima col Como, sono tutte importanti, però diventa veramente forse la partita della vita, no? Sì, ma per noi lo era anche oggi, ti Era dico la anche oggi così. verità, era anche oggi così e volevamo portarla a casa e ovvio che col Como diventa altrettanto importante perché ogni partita del campionato è corto nella regular season, quindi dobbiamo fare una grande partita domenica.